sulla strada ci sono solo io, circondato dal deserto intorno a me. Oh, c'ho un gatto per la cucina che fa così cosa. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati. Oh yeah, faccio come fanno tutti quanti i figli di YouTube, no? Oh yeah, ok, ma non lo sapevo neanch'io, però te lo dico. Oggi andiamo a fare una ricetta e è spettacolare. È meglio che sia me stesso, no? Perché mi viene più naturale essere pirla e volevo dire così. Allora, prima di tutto, quando si usano i coltelli, una cosa importante da sapere è che se si taglia pomodoro e limone bisogna utilizzare solo un coltello per pomodoro e limone, perché se utilizzate lo stesso coltello per le altre cose, per quel coltello non taglia più. E dici perché? Perché? Vabbè, te lo spiegherò in un altro video. Allora, oggi andiamo a fare uno spaghettino veloce veloce, chue chue, espresso con pomodorino, basilico e un pochino di peperoncino al gusto. Siete pronti? Bene, allora andiamo a vedere di che cosa abbiamo bisogno e cominciamo la nostra preparazione. 400 g di pomodorini pachino, datterini, l'importante è che siano belli maturi. Poi del basilico, ovviamente, aglio 1-2, dipende dalla grandezza. Questo non è sale, questo è zucchero, non lo utilizzeremo tutto, ma serve giusto per farvi vedere, serve per bilanciare l'acidità del pomodoro. Olio extravergine di oliva e peperoncino al gusto, ovviamente. Per quanto riguarda il tipo di pasta, io utilizzo spaghetti, ma voi potete anche utilizzare altri tipi di pasta. La cosa importante è che sia trafilata al bronzo, perché abbiamo bisogno di recuperare gli amidi per legare il sugo, perché altrimenti questo scivolerebbe con gli altri tipi di pasta. Poi sale, ovviamente due tipi, uno che è quello fino per la cottura dei pomodorini e l'altro invece è quello grosso per la cottura della pasta. Cominciamo col tagliare i pomodorini in quattro parti, quindi li mettiamo all'interno di una boule e li teniamo da parte. Tuttavia ci sono delle persone che per diversi motivi preferiscono eliminare la pellicina dei pomodorini. Farlo è davvero molto semplice, basta fare un'incisione a X, quindi inserirli all'interno della pentola con acqua in ebollizione, quella dove poi andremo a cucinare la pasta, e scottarli per un minutino circa. Dopodiché li tiriamo fuori, eliminiamo la pellicina e li tagliamo anch'essi in quattro parti. Che preferiate con o senza la pellicina, da questo momento in poi la ricetta è la stessa. Mentre finisco di preparare i pomodori, io li utilizzerò con la pellicina, vi spiego una cosettina simpatica. Allora, prendiamo uno spicchio d'aglio, lo lasciamo in camicia, però lo schiacciamo. In questa maniera la pellicina assorbirà gli eccessi del profumo di aglio. Quindi lo inseriamo all'interno di una wok o di una padella e aggiungiamo olio extravergine di oliva e facciamo soffriggere fino a che non è bello dorato. Ci sono due modi per fare questa preparazione, uno lento e uno espresso. Quello lento prevede fiamma bassa e un tempo di cottura di 45 minuti. In questo caso il pomodoro sarà più digeribile e più sano, in quanto rilascerà i licopeni. Quello espresso che faremo oggi è a fuoco vivo e il tempo di cottura è praticamente il tempo di cottura della pasta. Intanto ho aggiunto anche un pochino di peperoncino per far insaporire bene l'olio e soprattutto dorare bene l'aglio. Vi domanderete perché tengo la padella inclinata in questa maniera. Non è solo per farvi vedere quanto è bello, quanto è buono, ma è soprattutto per coprire quasi completamente lo spicchio d'aglio dall'olio, in maniera tale che si riesce a comprendere bene quando è perfettamente dorato. Dopo che abbiamo raggiunto quel risultato, allora sì, possiamo aggiungere i pomodorini. E quando aggiungiamo i pomodorini, dobbiamo aggiungere subito il sale, perché dobbiamo estrarre quelli che sono i liquidi di vegetazione all'interno dei pomodorini e la metà della dose di sale che abbiamo inserito deve essere in zucchero. Questo è importantissimo. Io non vi posso dare la quantità di sale, ma vi posso dire che la metà del sale che mettete lo dovete mettere in zucchero. Guardate la magia che hanno creato sia il sale che lo zucchero. Dopo 15 secondi guardate quanto liquido di vegetazione hanno estratto dai pomodorini. Fantastico.
Ora l'aglio non serve più, quindi lo possiamo estrarre. Se lo lasciassimo potrebbe rilasciare delle tonalità un po' amarognole, quindi basta, l'aglio ha fatto il suo dovere. Lo tiriamo fuori, mettiamo il coperchio e continuiamo la cottura, in questo caso a fuoco vivo perché facciamo la cottura espressa. Se facessimo la cottura lenta dovremmo togliere comunque l'aglio, mettere il coperchio, però spostarlo nel fuoco più basso. Guardate che meraviglia, sono passati circa 7-8 minuti e il risultato che abbiamo ottenuto è questo, un sughetto già praticamente fatto. Tuttavia, per fare il piatto perfetto, dobbiamo terminare di cuocere la pasta all'interno dello stesso sughetto. Quindi che cosa facciamo? La scoliamo e terminiamo con gli ultimi 2 minuti e mezzo di cottura che gli mancano all'interno della wok. Cremino cremosa, la risottiamo. Che facciamo? La pasta, facciamo il risotto? Non lo so. Abbasso il fuoco, aggiungo un mestolo di acqua di cottura della pasta, vedete che è biancastra perché? Perché ha l'amido, infatti andiamo a sfruttare quest'amido che si legherà con la parte del pomodoro, si unirà e formerà quella meravigliosa crema. Importante è farla saltare la pasta perché si ossigena. E voilà, il profumo è pazzesco. La pasta è praticamente pronta, quindi aggiungiamo un pochino di basilico, rigorosamente spezzettato a mano, e la mia domanda è, ma la divisa, chef? Voi dite, ma la divisa, chef, dov'è? Dov'è? La barba, perché non te la fai? Ma scusa, ma a casa tua tu ti fai la barba? Ti vai in giro con la barba? Sì o no? Allora, perché pretendi che io mi faccia la barba? E la divisa? La divisa... Ma stavamo dicendo che, fatto così, mettiamo il coperchio, aspettiamo quei 30 secondi in maniera che tutto l'ambaradam si va ad amalgamare e poi andiamo dunque ad impiattare. E zagadà! Com'è? Profumino. Profumone. Guarda come ha assorbito il pomodoro. Mira come assorbio il tomate. È perché 70 grammi a persona, non di più. Sì, quanti piatti uno può mangiare? Almeno 15. E 15 sono tanti, più di 70 grammi, almeno 71, 75, 80, 1000, non più 1000. Ok, morale, adesso, voilà, le gel sono fatto, 2 bei pomodorini così, il pomodorino così, se vi piace è di una bontà pazzesca. Poi se non vi piace la buccia del pomodorino, fate quel trucchetto che vi ho spiegato poco anzi, e poco fa anzio, ed è tutto molto più semplice. Comunque, si può togliere facilmente, si può anche lasciare. Come in questo caso. Poi una nicchia di olio extravergine di oliva e voilà, le jet sont fait. Puliamo il piatto, facciamo la foto e facciamo la prova dell'assaggio. Zagadà! Non è vero, la divisa me la metto lo stesso. Me la metto che se muoio di caldo, infatti c'ho anche il ventilatore, il gatto là che non mi lascia tregua. Adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, però la mia domanda è... Boh, sarà buona o non sarà buona? Non lo so, non lo so. Qual è migliore? Quella con o senza la buccia di pomodorini? Qual è migliore? Quella cotta a 45 minuti o quella espressa fatta in 7-8 minuti? In realtà la migliore è quella che vi piace di più, però se hai fretta fai quella che vuoi. Perché comunque io consiglio di fare la versione quella lunga per un motivo molto semplice, fuoco basso, perché il pomodoro può rilasciare il licopene che fa molto bene al nostro organismo. Quindi vabbè, poi dopo a livello medico ve lo spiegheranno i medici. Bene, dai, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, un bel like, il sito internet dove trovate tutte quante le mie video ricette. Besos y abrazos, ci vediamo alla prossima video ricetta. Andiamo a fare la prova del assaggio, mi consente. Silvio Berlusconi, già hai commentato i miei video, e allora fammi fare qualche cosa all'interno di Canale 5, Italia 1, Rete 4, e non mandare soltanto gli spezzoni dei miei video, perché l'abbiamo visto nei TG. Proviamola, va. Lasciamo perdere, bello il piatto, Richard Ginori, ok, cara Richard Ginori, cacci i sordi.
Trazz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 az
vedete il pomodoro, il tomato, guardate, guardate, proprio succosa, profumosa. Mamma mia che buona! Non c'è proprio per di fornire di stasera. Ho detto, ciao, fammi uno spaghettino così selvaggio, uno spaghettino randagio. Devo mangiare con calma. Ragazzi, mi piace di brutto, però sto piatto, è molto caldo. Vieni qua, ne ho tutto sporco, non fa niente, non importa. Vi chiedo mucho, alla prossima video ricetta. Ciao!